Enzo Bianco, giornalista nonché storico appassionato del Lecce, ricordiamo tutti la pubblicazione Lecce 80 anni d'amore, un amore che prosegue anche nel terzo millennio, questo Lecce che ahi noi si ritrova in Lega Pro, ieri finalmente è venuto questo rotondo successo che sembra un po' una resurrezione per i giallorossi. Beh, sinceramente non me l'aspettavo perché avevo visto la partita di Pagani e sinceramente nonostante la vittoria alla fine della partita io come gli altri amici eravamo veramente depressi per il modo come è arrivata quella vittoria. Invece domenica, devo dire con molta sorpresa, ho visto fin dall'inizio una squadra motivata, sicura di sé, molto concentrata e sinceramente è molto meglio vincere così sicuramente, perché vincere come a Pagani non dà alcuna speranza. Questa vittoria invece un barlume di speranza lo dà, anche se visti i precedenti è meglio non sbilanciarsi molto, insomma. Merito del lavoro di Lerda, merito del rientro di un Bogliasino che sta dando qualità a questa squadra? Beh, Lerda è sicuramente un allenatore in gamba. Io sono convinto che se non ci fossero stati dei problemi nello spogliatoio, diciamo così, l'anno scorso, per esempio le partite di San Marino, di Salò, sono state abbastanza, come dire, strane, forse avrebbe compiuto quella missione che aveva cominciato. Se Enzo Bianco dovesse scrivere, per meglio dire, un libro su questi ultimi 20 anni del calcio a Lecce, dove comincerebbe? E purtroppo comincerei dalla partita di Bari del 2012, perché da lì è cominciato tutto. Adesso molti stanno dimenticando, però alcuni continuano a scrivere e a parlare per partito preso, però io non ho grande simpatia, grande stima per la società, per il tesoro, però il tesoro non c'entra niente con quello che sta succedendo. Avranno anche commesso degli errori, però noi ci troviamo in Lega Pro non certo per colpa di tesoro. Non voglio dire altro perché i leccesi sanno benissimo come stanno le cose.